unire il 90% che ci tiene insieme contro quel 10% che ci divide, che significa? Significa che la gente che è contro il neoliberismo, contro le politiche di austerità, contro i tagli in sanità, la precarizzazione del lavoro è tanta e c'è bisogno di metterla tutta insieme. E c'è bisogno di metterla tutta insieme, anche se qualcuno è comunista, qualcuno piace il Papa, qualcuno si definisce solo di sinistra. Allora c'è bisogno di mettere assieme la cosa fondamentale, che è un'organizzazione politica che si batta contro il neoliberismo. Poi io lo faccio da comunista, l'altro lo farà in un altro modo, l'altro starà in un centro sociale. Questo lasciamolo fuori dalla porta, mettiamo assieme le cose che ci uniscono e poi ognuno continua col suo partito, con le sue organizzazioni, anche a dire altro, ma mettiamo insieme le cose che ci uniscono, se no Renzi continuerà a fare i suoi porci comodi. Far confluire tutte le energie che pensano a un'altra idea di città in una forza comune. Gianni, quindi alternativi al PD in tutta Italia, può dirlo? Alternativi alle politiche di Matteo Renzi e a un Partito Democratico che sul piano delle politiche generali sta disegnando un paese che non ci piace. Poi, come si vede, le città hanno la loro storia, le loro condizioni e in ogni città c'è il tentativo di dare corpo a un'idea di paese che è quella per cui ci battiamo e per cui pensiamo che serva una sinistra. Ci sono almeno 4 o 5 processi di unità sinistra, voi per quale parteggiate? Io penso che bisogna farne uno solo e infatti noi continuiamo a dire una cosa molto semplice: noi non lanciamo un processo di unità, non è che Rifondazione si fa il suo processo di unità se è il suo, perché questa è una stupidaggine, roba da chiamare l'ambulanza. Noi facciamo una battaglia politica e culturale per chiedere a tutti di fare un processo di unità. Non molleremo la presa e continueremo a rompere le scatole nelle prossime settimane. Per questo diciamo a SEL e a Sinistra Italiana: se volete fare un partito, fate pure. La cosa sbagliata e dannosa è che diciate che quello è il processo unitario e lasciando fuori gli altri. No, bisogna farne uno in cui ci stiamo dentro tutti. Fate il partito e chi ci starebbe, Fassino? Domanda, lo fate? Il partito lo stiamo facendo nel percorso che abbiamo avviato con il gruppo parlamentare Sinistra Italiana, che però è un percorso diverso. Come sapete, nelle elezioni amministrative ci sono schieramenti di centrosinistra che sono molto ampi, che contengono anche forze che non sono dentro il percorso nazionale. Sono due strade diverse che speriamo si possano incontrare, però oggi la nostra priorità è dare governi di qualità alle città dove si vota. Stefano, che significa a sostegno di Marino? Se dovesse candidarsi lui? Abbiamo già detto che con Marino il dialogo non si è interrotto e che tutte le personalità che vogliono interpretare un progetto di radicale discontinuità a Roma sono le benvenute e facciamo le primarie quando vi saranno altre disponibilità alla carica di sindaco nell'ambito di un'alleanza tra la sinistra, un pezzo di società civile che vuole la ricostruzione morale, economica e politica a Roma. No, noi stiamo lavorando in tutte le città italiane per fare liste unitarie di sinistra e cittadine municipali di alternativa, fuori dal centro-sinistra. Roma è una di queste, Napoli, Torino è già molto avanzato, siamo già più avanti, ma noi lavoriamo dappertutto in questo. Quindi la stessa cosa che diciamo di fare a livello nazionale, lavoriamo già perché si realizzi sui comuni e mi sembra che ci sono dei buoni segnali e confido che queste liste unitarie possano andare bene, perché se le comunali daranno un buon segno e premieranno questo lavoro dell'unità, sarà più difficile anche per chi oggi ha delle attitudini settarie di continuare a tenere tutto separato. Quindi noi nelle comunali lavoriamo proprio per rafforzare il processo unitario. A me pare utile che vi sia un'altra candidatura che possa portare ad avere anche a Milano una rappresentanza delle stanze sociali, delle stanze ambientali, delle stanze solidaristiche che rischiano di essere marginalizzate con la candidatura di Sala. Ci vati forse? Ma Pippo deciderà, certo sarebbe assolutamente utile che si potesse misurare in prima persona.